Sentite questi rumori? Provengono da casa nostra! E io ho paura di aprire la porta! Dovete restare con me, diavoletti! E se c'è un ladro? Non è neanche Vince Vince! Perché io e Vince Vince stavamo giù fino a un attimo fa, giù per strada! E io ho detto di andarmi a prendere un pacco di patatine e ora lui è al supermercato. Chi c'è in casa? Aspettate. Forse è un ladro! Oh, cosa devo fare? Cosa sta prendendo? No, 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 no! Devo subito contattare Vince Vince! Adesso ho mandato questi messaggi a Vince Vince! Gli ho detto che c'è qualcuno in casa che deve venire subito! Ho paura! Voi sentite i rumori? O sono solo io che sono matto? Li sentite, vero? Devo starmi zitto, se no mi scopre! Oh, chi c'è in casa? Oh! Mi sono ricordato di una cosa. C'è il cagnolino dentro ed è da solo. E c'è questa persona che non sappiamo chi è. Hop, il nostro cagnolino. E se lo prende gli fa qualcosa? No, devo entrare. Fra 3, 2, 1. No, non ce la faccio ad entrare da solo. Deve venire pure Vince Vince. Vince Vince mi ha risposto. Indovinate cosa ha detto? Una cosa veramente scioccante. Adesso vi dico cosa mi ha detto Vince Vince. Ha detto: Anto, qui al supermercato gira voce che c'è un ladro che si aggira per la città. Ed è in casa nostra, secondo me. Che ansia! E ha detto che va a fare visita nelle case delle persone per rubare. E devo fare attenzione. Chiudi tutte le porte di casa ed anche le finestre. La situazione è grave, ma lui è già entrato in casa. Come faccio a chiudere le finestre e le porte? Questa cosa mi mette ansia. Ma cosa sta facendo? Adesso sta in bagno. Si sta avvicinando sempre di più a questa porta. Devo stare attento. Diavoletti, si sta avvicinando sempre di più. Diavoletti, sono nascosto qui dietro. Cosa sta facendo? Diavoletti, ha chiuso di nuovo la porta. E cosa sono queste buste nere? Secondo me sta mettendo tutti gli oggetti preziosi che sta trovando in casa. No. Questo ladro deve essere fermato. Non devo fare tanti rumori, se no mi scopre. Shh, che ansia. Cosa sta facendo in casa nostra? Povero Hop. C'è anche il cagnolino, ve lo ricordo. Ok, adesso devo aprire la porta. Fra 3, 2, 1. No, non ce la faccio ad aprirla. Cosa ha rubato? Ma quando se ne va questo ladro? Non si è scocciato. Non lo sento più. Forse è andato nell'altra stanza della casa. Quindi posso entrare in silenzio, però devo stare attento. Se no, se mi scopre, può farmi qualcosa? State con me, diavoletti, per favore! Adesso devo entrare in casa e devo camminare lentamente e parlare a bassa voce. Ok, diavoletti, siamo sicuri che non c'è nessuno più? Sentiamo. No, non c'è nessuno. Entriamo. Ma cosa è successo qui? Una strage. No, i vestiti. Ha rubato tutti i vestiti. E adesso io e Vince Vince come ci vestiamo? Solo con i giubbotti.
aspettate. Ma cos'è tutto questo casino? Questi sono i suoi guanti, secondo me. Questa è l'arma del delitto. Ma è matto questo ladro? No, aspettate, diavoletti, manca una cosa veramente importante. Qui, collegato a questo filo, c'era la PlayStation. Il ladro l'ha rubata. No, come si è permesso? Cosa? La tastiera e il mouse del computer. Adesso come faccio ad usare il computer? Anche questo ha rubato il ladro. I cuscini stanno a terra. Aspettate, manca qualcosa qui. Qui c'era un quadro. C'era un quadro, diavoletti. Un quadro. Adesso vi metto una foto qui. L'avete visto? C'era un quadro qui. L'ha rubato. Eravamo noi e dopo io e Vince. Ah, ma il quadro del cagnolino non l'ha rubato. Ok. No. Oh. Oh. Il cagnolino. Ha rubato anche il cagnolino. Lui l'ha rubato. E adesso come facciamo, diavoletti, a risolvere questa situazione? Ma io me ne ero dimenticato. C'è qualcuno in quella stanza? Il ladro non è uscito, ma è entrato in questa stanza e sta rubando altre cose. Cosa devo fare? Devo entrare, secondo voi? E poi se mi fa qualcosa? Ancora. Diavoletti, cosa devo fare? Mi nascondo dietro la sedia. Shh. Ok. Cosa? Ha aperto la porta. Cosa? Ma che sta facendo? Sta rubando anche i vestitini di Hope, il nostro cagnolino. Cosa? Altri vestiti? No. No, che dite? Vado lì? Vado a vedere chi è? No, ho troppa paura! Diavoletti, mi ha scritto di nuovo Vince! Mi ha detto Anto, perché non mi rispondi? Perché non ti rispondo? Perché c'è un ladro in casa! E sta rubando anche altra roba! Ho detto a Vince che il ladro è in casa e deve chiamare qualcuno! E ora lui mi ha detto che sta venendo! Ora viene Vince! Vince, quando vieni? Sono da solo con questo ladro in casa! Ancora? Ok, diavoletti! Mi sono deciso, non mi interessa di Vince. Adesso vado lì e voglio vedere la faccia di quel ladro. Mi ha rubato la PlayStation, mi ha rubato la tastiera e mi ha rubato il mouse e il computer. E poi ha rubato anche il cagnolino e deve pagar la cara. Adesso vediamo il suo volto insieme. Non aspettiamo Vince. Andiamo. Che ansia. Avete visto la sua mano? Oh. Ok, vado in quella stanza. 3, 2, 1. No, ho troppa paura di entrare. Diavoletti, cosa devo fare? Devo entrare, sì o no? No, avete ragione, lo so che non devo entrare. Però io voglio entrare perché voglio vedere il volto del ladro. Anche altre cose. Ma quante cose ha rubato? Ok, entro fra 3, 2, 1. No, che ansia. Ok, ora devo entrare e vedere il suo volto. Ora 3, 2, 1. Anto, wow! Che ci fai in questa stanza? Ti è piaciuto lo scherzetto? Lo scherzetto? Sì. Dopo tutti quegli scherzi che mi hai fatto. Cosa? Cosa ti aspettavi? Sei stato tu a fare tutto questo casino! Quindi? Aspetta un attimo. Non è mai entrato nessun ladro qui dentro! Eri tu il ladro! Esatto. Hai fatto finta di essere un ladro! Ci sono riuscito, sì, bravo! Qui?
Quindi, per tutto questo tempo, è stato vince! Il ladro. Ci siamo cascati tutti, diavoletti! Ti ho fatto uno scherzo bruttissimo. Te l'aspettavi? Diavoletti, eccolo, il quadro. Il mio mouse e la mia tastiera. Sì, che bello, posso usare il computer. Meno male che non era un ladro. La mia PlayStation. Che bello, sì!